questa più o meno abbiamo concluso. Vi faccio vedere il Corriere di Siena, provincia in cerca di un presidente, perché le province nonostante tutto continuano a eleggere. Ci abbiamo Repubblica, Siria, liberato un ostaggio USA, e questa è la buona notizia di oggi, una delle pochissime. Adesso andiamo a vedere invece un reportage sul soccorso alpino. Io ringrazio Mauro Meazza da Milano e Elena Polidori qui a Saxa. Allora, linea alla regia, soccorso alpino, poi ci vediamo di nuovo. In montagna, sia l'alpinista esperto come l'escursionista della domenica sono tutti a rischio incidenti, e anche in questo campo c'è una statistica. Le cause più ricorrenti sono i banali soccorsi sui sentieri, dove gli escursionisti scivolano sulla ghiaia o sul sentiero bagnato. Secondo lei, dottore, di che si tratta? Probabilmente una frattura tibia perone scivolata sul sentiero bagnato e ha un'instabilità della caviglia. Adesso in ospedale con le lastre, con valutazioni radiologiche, capiranno meglio che cos'ha. Quello che sta aumentando invece gli infarti, cioè gente che non è allenata sufficientemente e va in quota. Poi purtroppo anche sempre più si va a prendere degli illesi. Andiamo in Val Aurina, c'è una reazione allergica di un signore che è stato punto in bocca da un'ape o da una vespa. Questa signora poi alla fine non ha avuto una reazione allergica, però dopo è abbastanza facile decidere. Chi invece in centrale deve decidere prima spesso ha difficoltà, e quindi c'è il principio della precauzione. Dal 1960 a oggi sono aumentati o diminuiti gli incidenti? Sono aumentati di molto, ma sono aumentate anche le persone che vanno in montagna. La prontezza di intervento assicurata dagli elicotteri è indispensabile per il buon esito della missione, ma non bisogna dimenticare il peso economico di queste operazioni. Ma io penso che per quanto riguarda i costi dell'elisoccorso bisognerebbe fare due cose. Il primo, bisogna ridurre i costi dei servizi, cioè mantenere un costo sostenibile, diciamo. Poi sono dell'avviso che bisogna andare a salvare tutti quelli che hanno bisogno, però chi fa sport dovrebbe pagare. Molti sono già assicurati, ma non gli vengono chiesti i soldi, pagano solo il ticket. Secondo lei, sapere che un soccorso può costare dei 3-5 mila euro potrebbe servire a limitare, cioè a rendere più consapevoli le persone prima di andare in montagna? Sì, se la gente sapesse quanto costa un soccorso, probabilmente qualche volta chiamerebbe bene, comunque si assicurerebbe, e anche le assicurazioni comincerebbero a chiedere come mai un soccorso costa 2.000 e l'altro ne costa 10.000. Quindi sui costi bisognerà riflettere parecchio in futuro. In Austria da 2-3 anni fanno pagare. In un periodo di crisi non ci sarebbe da stupirsi se un domani ci trovassimo anche noi a pagare i soccorsi. Per non fare la fine dell'Austria, forse basterebbe soltanto un po' di buonsenso prima di lanciare l'allarme.